come mai ti sei approcciata al burlesque? È partito per gioco, è nata come una curiosità. Dopo qualche anno di danza del ventre mi sono avvicinata al burlesque cercando qualcosa che proponesse un'interpretazione a quello che poteva essere il ballare normalmente. La cosa più divertente è che non serve saper ballare, ma è importante saper interpretare ciò che si va a fare. Non pensavo mai di arrivare a fare spettacoli, non era l'obiettivo. Nel percorso mi ha affascinato l'arte, mi è interessato proseguire e approfondire il tutto fino ad arrivare alle esibizioni. È un percorso che alza molto l'autostima femminile a qualunque età, tra l'altro. Ciao, io sono Elisa. Questa serata del burlesque fa parte di una serie di eventi che io e Pierre del Barlioi stiamo organizzando. Sono tutte serate rivolte alle donne, a cui piacciono le donne. È una serata un po' alternativa, diversa magari anche dagli spettacoli che di solito fanno le ragazze, in quanto sono rivolti a un pubblico esclusivamente femminile. Entra in scena un personaggio che non è il personaggio reale, o il personaggio che sta a casa con, nel mio caso, i figli o al lavoro durante la giornata. Il momento in cui scelgo di interpretare quel ruolo, come in questo caso stasera poteva essere Dracula piuttosto che la bambina di Buscaglione, io entro in quella parte. Se non ho abiti e interpretazione, non avrebbe senso ciò che sto facendo e ciò che cerco di trasmettere al pubblico. Fondamentale è la differenza di quello che importa togliere gli accessori rispetto a uno striptease classico o comunque un lap dance che propone una persona seminuda e con obiettivi diversi. Qui dagli OI è tutto. Thank you.